Paolo Ricagno, presidente del Consorzio del Bracchetto, rieletto recentemente, con una novità molto recente che è l'autorizzazione da parte del Ministero all'imbottigliamento dell'acqua di OCG Rosé fuori dalla Regione Piemonte. È vero, presidente? È verissimo, finalmente dopo 2 anni siamo riusciti ad ottenere che l'acqua rosé possa espatriare dalla zona di produzione ed essere imbottigliato nelle 4 regioni limitrofe, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Val d'Aosta. Sicuramente questa è un'opportunità interessante. Io mi auguro che si sappia sfruttare nel modo giusto. Il consorzio lo farà sicuramente, contatterà tutte le aziende spumantistiche per portare avanti questo discorso, perché è intanto il primo consorzio e la prima denominazione che ha chiesto l'allargamento della zona Certo. dell'imbottigliamento e quindi è una novità assoluta. L'abbiamo fatto perché per il Bracchetto era comunque una valvola di salvezza per la Certo. sua produzione, perché le aziende in loco, quindi piemontesi, non sono in grado di smaltire l'intera produzione che i 1.000 ettari possono dare, e quindi il fatto di poter avere delle aziende lì nelle regioni limitrofe che possono fare questo è sicuramente un'opportunità. Logicamente lo dobbiamo far presente, manderemo un'email a tutte le aziende di quelle regioni dicendo che c'è questa possibilità. Oggi il rosé sul mercato è sicuramente apprezzato e quindi ha delle opportunità importanti. Starà a noi a questo punto farle valere, farle conoscere, anche con una promozione che ritengo si debba fare non solo per il rosé, ma anche per il Bracchetto d'Acqui, per tirarlo fuori da queste secche in cui è da almeno 7 anni e che non è possibile continuare così. Ci sono già stati contatti con i produttori di queste regioni? I contatti li abbiamo avuti l'anno scorso, poi logicamente la burocrazia ministeriale ha fatto in modo tale che tutto questo passasse un anno dopo, e questo di qui si vede quanto manca il legame del mondo politico con il mondo del mercato e commerciale, che è totalmente inesistente. Per cui quelle aziende che erano interessate non hanno potuto fare niente. Oggi cercheremo di ricontattarle e di riproporci sicuramente con questa opportunità e ci auguriamo che queste siano ancora interessate a portare avanti questo discorso. Grazie. A voi.